tutela dei lavoratori e garanzia di qualità dei servizi per gli utenti rispetto al massimo ribasso nella gara per la gestione di tutti i servizi sociosanitari USL Umbria 2 e in tutte le altre procedure future. Interroga il consigliere Bianconi, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere. Grazie, vicepresidente. L'articolo 13 dello Statuto regionale prevede che la Regione promuove la salute quale diritto universale. L'articolo 15 dello Statuto regionale prevede che la Regione assume il lavoro dipendente autonomo come diritto della persona e condizione di libertà. Concorre alla predisposizione delle misure dirette a promuovere la stabilità e a garantirne la qualità. Ecco, rispetto a questi principi, l'azienda ASL Umbria 2 ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso di gara per la gestione di servizi sociali e di welfare. Servizi di qualità, sostenibilità sociale ed economica e rispetto della dignità delle persone sono le quattro colonne portanti sulle quali è doveroso costruire ogni bando pubblico, soprattutto poi nell'ambito dei servizi sociali sociosanitari della nostra Regione. Il rilancio dell'Umbria passa anche per la qualità dei servizi, dove per qualità si intende sia quella fornita agli utenti finali che quella del lavoro, di chi quei servizi li deve produrre. Partendo dall'avviso di gara per la gestione dei servizi sociosanitari pubblicato dall'azienda ASL Umbria 2, chiedo in che modo si intende garantire i punti sopraindicati. Nel bando, infatti, come hanno messo in luce i massimi rappresentanti di Confcooperative e di Legacoop, si farebbe riferimento ad una gara al massimo ribasso, dove l'ASL 2 non avrebbe chiesto ai partecipanti elementi qualitativi per valutare le imprese concorrenti e la qualità del progetto. Diciamo meglio che il progetto tecnico-organizzativo di questi servizi non viene proprio richiesto. La competizione tra i partecipanti sarebbe centrata sul prezzo e quindi sul ribasso che le imprese potrebbero effettuare. Nel mondo dei servizi, in cui il costo del lavoro incide per il 90% sul totale, di fatto si rischia di favorire il soggetto che pagherebbe meno i lavoratori. I bandi di appalto fatti dalla pubblica amministrazione per servizi alla comunità, se da un lato devono garantire la corretta ed attenta gestione delle risorse economiche pubbliche, dall'altra devono assicurare che i livelli di remunerazione dei lavoratori, la loro professionalità e la qualità offerta agli utenti finali sia adeguata ed altrettanto ben considerata e valutata. Riterrei opportuno anche un'attenta attività di controllo per verificare il costante rispetto di quanto sopra espresso, chiarendo meglio, se necessario, che se dovesse venir meno il livello di adeguatezza anche di uno solo di questi valori, al terzo richiamo dovrebbe decadere l'incarico con annesso pagamento di penale. Peraltro, la gara in questione durerebbe solo 6 mesi, rinnovabili al massimo per ulteriori 6 mesi. Tutto ciò consoliderebbe il criterio della rotazione di centinaia di lavoratori sociali, compromettendo il rapporto che si instaura nel tempo tra gli utenti e gli operatori. Un sistema come questo aumenta la precarietà dei lavoratori, che ogni 6 mesi si troverebbero a rischio di perdere, a volte, l'unica entrata economica anche per loro o per le loro famiglie. Questo bando, infine, non riconosce con delle premialità ai professionisti che in questi duri mesi di pandemia sono stati in prima linea, e questo credo personalmente che non sia giusto. A tal riguardo interrogo la Giunta per sapere se e quali iniziative intende intraprendere al fine di tutelare al meglio i lavoratori e la qualità dei servizi offerti all'ente aggiudicatore, chiarendo altresì se e quali interventi intende porre in essere nelle future procedure affinché l'eventuale massimo ribasso avvenga comunque con determinate garanzie minime di tutela dei lavoratori e della qualità dei servizi per gli utenti,
specificando anche se e come utilizzerà anche lo strumento della concessione di un budget da rendicontare che consenta all'utente di scegliere la libertà con libertà chi lo assisterà. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Sì, grazie presidente. La procedura per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali di cui trattasi è una gara ponte. La gara ponte è una gara che si rende necessaria in conseguenza dell'impossibilità di procedere ad ulteriori proroghe tecniche degli attuali gestori. Gara peraltro bandita con procedura accelerata, necessaria per garantire l'erogazione del servizio sino all'aggiudicazione della procedura di durata pluriennale. Il contratto così stipulato potrà essere anzitempo interrotto laddove, prima della scadenza naturale dello stesso, venga aggiudicata la procedura di gara pluriennale già bandita. La procedura di gara ponte, come si evince chiaramente dalla documentazione di gara, non è in alcun modo aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso. Invero il criterio individuato per l'affidamento è quello dell'offerta più vantaggiosa, come disposto dal codice per i servizi ad alta intensità di manodopera, dove la componente tecnica ha un peso preponderante di 70 punti rispetto a quella economica di 30 punti. Il livello inderogabile di qualità delle prestazioni è stato determinato mediante capitolati relativi allegati e mediante parametri di valutazione di cui la scheda di valutazione tecnica nei quali è, tra le altre, prevista l'assegnazione di punteggi crescenti, che vengono definiti come proporzionalmente alla percentuale dei lavoratori impiegati con esperienza lavorativa nel settore superiore a 2 anni, in base agli anni di servizio svolti dal referente dei servizi analoghi, in base all'esperienza dell'operatore economico maturata in servizi identici negli ultimi 5 anni. È altresì stabilito che potranno partecipare alla gara in argomento solamente gli operatori economici aventi determinati requisiti di capacità tecnica e professionale. Le caratteristiche dei lavoratori, alla luce degli atti in gara, costituiscono un requisito principale di valutazione all'interno dell'offerta tecnica. Con riferimento al capoverso dell'interrogazione, nella quale si afferma che si dovrebbero altresì consentire all'utente la scelta tra l'utilizzo di servizi da parte dell'operatore aggiudicatario della procedura oppure la ricezione di un budget da spendere presso gli operatori che essi ritengano in grado di soddisfare al meglio le loro esigenze, si precisa che, allo stato attuale, in base alla normativa vigente del codice degli appalti, l'azienda sanitaria può solamente procedere mediante l'espletamento di gare d'appalto. Si evidenzia altresì che in data 24 giugno il dottor De Fino è già stato sentito sulla questione in terza commissione e ha dato tutti i chiarimenti del caso. Grazie. Grazie assessore, prego consigliere Bianconi. Grazie vicepresidente. Io assessore questa volta mi perdoni, ma non sono soddisfatto della risposta per alcune questioni oggettive. Che un bando come questo non può non prevedere, non può non richiedere ai partecipanti un progetto tecnico dei servizi e quindi operativo dell'organizzazione, non può non prevedere un sopralluogo in maniera obbligata da parte dei partecipanti dell'area in cui sono chiamati ad operare per farli rendere conto delle complessità anche nel fornire questi servizi, e credo che un bando ponte non possa essere organizzato per servizi alla persona. Un bando, quando si parla di welfare, di servizi sociali, non può essere ponte. Si entra nella vita di centinaia di lavoratori e di migliaia di utenti. Quindi un bando a 6 mesi va bene farlo per le siringhe negli ospedali, va bene farlo per altre forniture, ma non quando si parla di servizi alla persona. Grazie. Grazie. Passiamo quindi a recuperare l'oggetto numero 5, l'interrogazione sul rinnovo della convenzione Afora di SU, intendimenti della Giunta regionale al riguardo.
interroganti, consigliere Borei e Meloni. Chi illustra l'interrogazione? Vicepresidente Meloni, prego. Grazie vicepresidente, ma è un tema che abbiamo affrontato insieme all'assessore un paio di volte, abbiamo fatto anche un'audizione insieme e quindi il tema è conosciuto e attenzionato da parte di tutti. E l'Agenzia Forestale Regionale, appunto l'AFOR, sappiamo che è un ente pubblico non economico istituito e controllato dalla Regione dell'Umbria e si occupa della gestione dei beni agroforestali appartenenti al patrimonio della Regione, delle attività di tutela e miglioramento dei boschi esistenti, degli interventi di prevenzione e lotta contro gli incendi, della tutela e gestione del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti. E ovviamente la stessa agenzia attraverso deleghe o accordi di cooperazione si occupa anche di attività assegnate da altri enti. Da circa 23 anni ha in essere rapporti regolati attraverso una convenzione con Adisu, con i quali circa 50 lavoratori ricoprono molteplici mansioni all'interno dei collegi universitari e l'ultima convenzione scadrà proprio il 30 giugno 2021. L'incertezza che si è venuta però a creare in merito al rinnovo dell'accordo di cooperazione tra Adisu e AFOR sta generando una forte preoccupazione per il futuro dei lavoratori coinvolti che più volte ci hanno appunto coinvolto e sollecitato la cosa. Durante appunto la seconda commissione consiliare le organizzazioni sindacali hanno evidenziato che il mancato rinnovo della convenzione metterebbe a rischio i posti di lavoro di circa 50 lavoratori, per lo più peraltro soggetti fragili e quindi anche difficilmente ricollocabili. Nella stessa seduta l'assessore dichiarava che appunto c'era totale impegno nell'affrontare la questione con interlocuzioni costruttive che abbiamo, credo abbia, si siano già costruite, siano state già fatte e soprattutto tenendo conto ovviamente di quelle che sono le condizioni generali delle due strutture. Quindi oggi noi siamo qui a sensibilizzare nuovamente il tema, a sollecitarlo e a capire se la Giunta regionale ha già ipotizzato, ha già stabilito un percorso per il rinnovo della convenzione di cooperazione tra AFOR e Adisu, a conoscere quali sarà eventualmente la durata temporale e le prospettive future della convenzione e avere anche chiarimenti circa l'ipotetica o l'eventuale esternalizzazione dei servizi e conoscere anche se futuri concorsi potranno e verranno banditi per il comparto impiegatizio e saranno aperti anche a chi svolge alcune mansioni oggi all'interno appunto della convenzione proprio per garantire anche un futuro al personale già in essere, considerando che appunto la convenzione scade praticamente domani. Grazie. Grazie vicepresidente, prego assessore Morroni. Grazie vicepresidente, vicepresidente Meloni. Tra l'AFOR, Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, e l'ADISU, l'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, è attualmente in essere un accordo di cooperazione che scade il 30 giugno, come veniva ricordato, e attualmente in fase di rinnovo. Da anni infatti esistono forme di collaborazione tra le due agenzie regionali, ma è solo dal 2017, dopo la modifica delle rispettive leggi regionali istitutive delle due agenzie e dopo l'emanazione di linee guida da parte della Giunta regionale, che è stato previsto e sottoscritto per il triennio 2017-2020 un accordo di cooperazione. Tale accordo di cooperazione trova i presupposti giuridici innanzitutto nell'articolo 15 della legge 241 del 90, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Nell'articolo 19,3 bis della legge regionale 18 del 2011, come modificato dalla legge regionale 18 del 2016, in cui con riferimento ad AFOR è previsto tra l'altro l'articolo 3 bis che l'Agenzia può altresì eseguire interventi di manutenzione
servizi gestionali di guardiania per la tutela e valorizzazione dei beni di uso regionale o facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti. Ed infine dall'articolo 18,4 bis della legge regionale numero 6 del 2006, come inserito dal comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale numero 2 del 27 marzo 2017, in cui si prevede che l'ADISU può avvalersi dell'Agenzia Forestale Regionale di quell'articolo 18 della legge regionale 18 del 2011, secondo quanto previsto dall'articolo 19, commi 3 e 3 bis. Per la sottoscrizione dell'accordo del 2017 sono stati quindi presi a riferimento tutti gli atti e le norme dell'ordinamento comunitario, statale e regionale, e richiamati nella delibera della Giunta regionale la 665 del 2017. Sempre nel 2017 la Giunta regionale, con deliberazione numero 665 appunto, ha emanato le linee guida che disciplinano le modalità di svolgimento da parte dell'Agenzia Forestale Regionale dei compiti previsti dall'articolo 19,3 bis della legge regionale 18 del 2011. Le linee guida stabiliscono, tra l'altro, nel rispetto anche dei pareri dell'ANAC, che gli unici movimenti finanziari ammessi tra i cooperanti sono quelli corrispondenti al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il ristoro delle spese non deve implicare il riconoscimento di alcun utile economico o margine di guadagno. Pertanto, in attuazione delle sopra richiamate linee guida, il 29 giugno del 2017 è stato sottoscritto il primo accordo di cooperazione triennale tra le agenzie, che è scaduto il 30 giugno 2020 e che prevedeva un rimborso di costi quantificato in euro 1.880.671 euro. Nel giugno del 2020 è stato sottoscritto un nuovo accordo di cooperazione di durata annuale, che ha consentito di mantenere lo stesso livello di qualità e di efficienza nei servizi, con una riduzione degli oneri per il sistema regionale nel suo complesso. Ciò in quanto, ad esempio, sulla base delle esperienze maturate, sono stati ridotti gli oneri rendicontativi sulla base di costi storici rilevati afferenti ai costi orari afferenti rispettivamente all'attività di portineria, guardiania e quelli relativi all'attività di gestione amministrativa dei collegi universitari. Parimenti, sempre con il fine di efficientare le modalità gestionali ed operative secondo le migliori pratiche esistenti a livello nazionale e nell'ottica della standardizzazione e semplificazione delle attività amministrative, si è ritenuto di applicare in via forfettaria una quota di costi relativa agli oneri di amministrazione del personale in capo ad AFOR. L'accordo annuale ha individuato una durata annuale ed un valore del rimborso pari a 1.725.898 euro, quindi con un risparmio per il sistema regionale nel suo complesso di circa 154.000 euro, prevedendo anche la possibilità della sua proroga. Conseguentemente, sia ADISU che AFOR hanno manifestato nello scorso mese di marzo l'interesse a continuare a collaborare, e AFOR ha rappresentato l'interesse ad un'attività di collaborazione per un periodo superiore ad un anno. Nel mese di aprile del corrente anno si sono quindi avviati confronti sia a livello istituzionale, coinvolgendo oltre ai due vertici delle agenzie, individuando il termine di 2 anni per il nuovo accordo di cooperazione, ipotizzando a determinate condizioni la possibilità di esternalizzare gradualmente i servizi di portineria e guardiania. A riguardo rappresento che ADISU, per il servizio di portineria del Collegio di San Valentino a Terni, opera già con un appalto di servizi. Il nuovo accordo, che sarà sottoscritto nella giornata odierna, è di durata biennale e prevede esplicitamente la possibilità di proroga di altri 2 anni. Riguardo all'ipotesi di esternalizzazione dell'attività di portineria guardiania, essa avverrà gradualmente partendo da un singolo collegio, nel momento in cui il personale che AFOR potrà mettere a disposizione, poiché collocato a riposo, non sarà più numericamente sufficiente ad assicurare il servizio di tutti i collegi attualmente serviti. Riguardo a tale personale, sento di dover precisare che, benché alcuni di essi non siano ritenuti idonei per le attività operative di AFOR relative alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico-forestale e alla valorizzazione dell'ambiente, tuttavia lo stesso personale è del tutto idoneo a svolgere le attività
per cui è impiegato nell'accordo di cooperazione. Riguardo al personale per il comparto impiegatizio, ove ADI subandirà concorsi pubblici che saranno autorizzati dalla Giunta regionale, non ci sono preclusioni che possa partecipare anche il personale AFOR, impiegati forestali, purché in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica per cui si bandisce il concorso. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Bori per la replica. Grazie Presidente. Ma io ribadisco, come abbiamo fatto nelle audizioni che abbiamo tenuto in commissione, l'assessore era presente, come abbiamo fatto nei numerosi incontri, lo ribadiamo anche qua. C'è forte preoccupazione perché quella che è un servizio utile e quello che è una realtà che funziona e che tra l'altro mette in sinergia due agenzie regionali rischia di essere compromesso. Il tema non è solo il progetto che viene meno, il protocollo che viene meno, ma soprattutto sono le tantissime persone che logicamente, non potendo più svolgere attività all'interno di AFOR, rischiano di non trovare più un posto di lavoro. Allora, questo è il tema, questo è l'oggetto della nostra preoccupazione, questo è il motivo per cui la sollecitiamo qui oggi, anche in questa replica, dopo l'interrogazione, dopo gli incontri, dopo le mozioni, dopo le audizioni, la sollecitiamo a trovare una soluzione, perché alternativamente rischiamo di dover non solo dismettere una cosa che funziona, ma farlo a danno di tanti lavoratori. Grazie.